Carissimi concittadini, esternarvi il messaggio di augurio alla vigilia del Santo Natale quest'anno rappresenta un impegno importante. Non è il Natale classico che ogni anno abbiamo festeggiato, è un Natale particolare. È un Natale che ci sta facendo affrontare la più grande emergenza che l'umanità ha conosciuto dal dopoguerra. Siamo tutti impegnati nel superarla. L'augurio che vi faccio, che faccio a me stesso, che faccio a tutti voi, che faccio a tutte le persone di questa comunità, è quello di poter consegnare alla storia quanto prima questo maledettissimo periodo. Però auguro che in voi, in tutta la comunità, nelle vostre famiglie, arrivi il sentimento della speranza, la speranza del futuro. Su questo dobbiamo puntare. La storia ci ha insegnato che dalle macerie siamo sempre ripartiti più forti di prima. La storia ci ha consegnato una popolazione forte, noi siamo una comunità forte. Io in questo periodo ho apprezzato e ho ricevuto da parte vostra un sentimento di comunità forte che mi sta dando anche la forza di andare avanti e di gestire, spero al meglio, con tutti i miei difetti, con tutti i miei errori che ho potuto commettere, questa situazione che nessuno si augurava di affrontare. Io a voi auguro e a voi, alle vostre famiglie, veramente che il sentimento della speranza entri nelle vostre famiglie, la speranza di una ripresa immediata, la speranza di una classe politica che sia alla vostra altezza. Perché devo ringraziare oggi, nella situazione che abbiamo già vissuto e che stiamo vivendo, i vostri comportamenti virtuosi. Siete stati voi decisivi nell'affrontare e nel tenere quanto più possibile sotto controllo la situazione. Sono stati i nostri medici, le nostre forze dell'ordine, i nostri professionisti, le partite IVA, i nostri commercianti, le nostre famiglie che hanno subito e stanno ancora subendo gli effetti di questo maledettissimo virus. E non per ultimo, un ringraziamento a tutti gli organi di stampa, perché questa è una riflessione che mi va di fare. Il compito che hanno svolto in questo momento di informazione vera è stato un compito fondamentale. Fondamentale anche nel limitare questo maledettissimo virus. Quindi io ringrazio a tutti voi, ringrazio alla mia comunità per i valori che mi ha trasmesso. Il senso di comunità che voi avete trasmesso a me è un valore che io non dimenticherò mai. Auguri, vi abbraccio a tutti e veramente parlare di un sereno Natale è un qualcosa di pesante, però io auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale sereno. Grazie.